benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio un video di cucina, ma in realtà è un video un po' particolare perché vi mostro come realizzare la confettura di ciliegie. Allora, ho realizzato questo video con l'aiuto di mia mamma, nel senso che per fare la confettura, per fare la marmellata, ci va veramente un sacco di tempo e se si è in 2 o 3 è molto più semplice da fare. Perciò nel tutorial vedrete sia le mani di mia mamma sia le mie mani che si alternano nel fare questa confettura. Chiedo scusa in anticipo perché alcune parti probabilmente non avranno una grandissima luce. Questo perché sono stata obbligata a registrare nella mia sala da pranzo, dove però la luce è poca perché appunto dà sul dietro della casa, quindi prende poco sole. Perciò rispetto al solito vedrete forse una qualità, diciamo, di luce e di video un po' più scarsa. Questo appunto perché il mio cuscino, come vedete, essendo molto piccolo, non ci permetteva di farla di qua, insomma, la marmellata. Comunque, però in ogni caso che vi piaccia il video e che questa ricetta vi interessi. Niente, io facciamo questa marmellata nel modo, diciamo, antico, quindi senza usare frutta pack, senza usare cose in più. Ovviamente poi non è un male usare il frutta pack, cioè anzi è molto più comodo, si fa molto prima e probabilmente secondo alcuni viene anche meglio la marmellata. Diciamo, io ho voluto proporvi la ricetta classica per la marmellata, quindi soltanto con ciliegie e zucchero in questo caso. E poi vabbè, alla fine del video vi faccio anche vedere come ho realizzato queste decorazioni per i vasetti, che io trovo molto carine. E ad esempio, se volete regalare anche della marmellata a qualcuno, presentata in questo modo è sicuramente più bella che soltanto il vasetto messo lì con la scritta marmellata e anno, insomma. Quindi niente, io adesso direi che vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo. Per realizzare questa confettura di ciliegie ci occorrono solamente ciliegie e molto zucchero. Iniziamo snocciolando tutte quante le ciliegie, che ovviamente abbiamo lavato in precedenza, e mettiamole in un pentolone molto grande. Mettiamo quindi il pentolone sul fuoco e lasciamo ammorbidire le ciliegie per circa 20 minuti, mezz'ora. Quando hanno più o meno questa consistenza, possiamo passarle nel passaverdure, in modo da ricavare solo la polpa ed eliminare la buccia. Spostiamo quindi la polpa di ciliegie nuovamente nel pentolone e nel farlo misuriamo quanti litri di succo abbiamo. Per ogni litro di succo dovrete infatti aggiungere 1 chilo di zucchero. Rimettiamo il pentolone sul fuoco e portiamo il succo ad ebollizione. A
aggiungiamo lo zucchero e lasciamo cuocere per circa mezz'ora, 40 minuti. Per capire se la cottura è giusta, versate un po' di succo su un piattino, lasciatelo raffreddare qualche minuto e inclinate il piatto. Quando la confettura non cola, significa che è pronta. Possiamo quindi invasare la confettura. Per maggiore sicurezza, vi consiglio di sterilizzare vasetti e coperchi prima di preparare la confettura, facendoli bollire per circa un quarto d'ora. Chiudete bene i vasetti e lasciateli fermi a raffreddare fino a che non si saranno sigillati spontaneamente. Di solito dopo 3 o 4 ore dovrebbero essere perfettamente sigillati. Io ho poi decorato i vasetti per renderli più carini. Se volete farlo anche voi, prendete una sagoma rotonda e con un gessetto riportate un cerchio su della stoffa a vostra scelta. E ritagliate. Mettete il cerchio di stoffa sul coperchio del vasetto e fissatelo con un nastrino ed un fiocco. Ho concluso il tutto attaccando un'etichetta realizzata a computer. Ed ecco qui la nostra confettura finita. Questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Spero che proverete a rifare anche voi questa confettura di ciliegie, perché vi assicuro che è davvero davvero buona. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciatemi tanti pollici in su, lasciatemi tanti commenti così posso vedere che cosa ne pensate del mio video e del mio canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale per non perdervi tutti i nuovi video e noi ci vediamo al prossimo video.